Cambio di location per la pasta alla Quaragusa. Lascia il Palaminardi per infiltrazioni d'acqua piovana e si trasferisce al Palapadua, ma il risultato non cambia. Le biancoverdi stracciano le Lombarde e fanno 4 su 4 in classifica, restando saldamente al comando insieme a Venezia. C'è stata praticamente partita solo nel primo quarto, quando il quintetto lombardo ha risposto colpo su colpo ai canestri delle locali. Poi la Virtus Arena ha messo il turbo con le sue straniere, a cominciare da una stratosferica Walker che ha messo in referto ben 28 punti. Al riposo lungo, la Passalacqua è andata con un vantaggio di ben 17 punti e il margine è aumentato negli altri due quarti, raggiungendo alla fine una rassicurante più 29. Già nella gara di semifinale di Supercoppa, la Passalacqua aveva fatto vedere di essere superiore sia dal punto di vista fisico che tecnico, e la conferma si è avuta al Palapadua, dove il sesto San Giovanni ha avuto poche carte da giocare, anche a causa di una panchina corta. Sapevamo che comunque dovevamo impostarla noi la partita. Siamo partite forti, difendendo forte, poi nel secondo tempo abbiamo anche magari alzato un po' il livello e siamo riuscite ad andarci subito e a controllare la partita. Le ragazze sono state bravissime oggi, hanno dimostrato grande maturità e grande serietà nell'approcciare questa partita che poteva essere difficile, prima perché venivamo dalla buona vittoria a Schio, poi perché le avevamo battute la settimana scorsa facilmente in semifinale di Coppa Italia e poi sono state anche brave a gestire tutto il trambusto di questo cambio di campo, quindi sicuramente si sono dimostrate molto mature e molto professionali. Poi la partita è stata disputata come l'abbiamo preparata, con grande aggressività, spingendo forte il contropiede, cercando di appoggiare la palla dentro molto, soprattutto all'inizio della partita, perché abbiamo un evidente vantaggio dentro l'area. E niente, contento della prestazione, acquistiamo fluidità anche nel gioco e abbiamo un'altra settimana di duro lavoro per poter continuare il nostro percorso di miglioramento.